Benvenuti al quinto episodio della rubrica Design Fuori Campo, rubrica promossa dall'Istituto Italiano di Cultura a Copenaghen. Dopo aver attraversato nei primi quattro episodi un po' la storia del design italiano e della grafica per l'emergenza, oggi è con noi un protagonista contemporaneo. È con noi Lorenzo Palmieri. Buongiorno Lorenzo. Ciao Maria, tutto bene? Ciao Lorenzo, bene, grazie, tutto bene. Lorenzo Palmieri, che è un personaggio eclettico, un designer, musicista, docente, grafico, e vorrei proprio partire da alcune righe del testo di una canzone del suo ultimo album che citano. Non è detto che sia male ciò che sembra farci male. Parti, ma il posto sembra scomodo, o forse è da capire, riposizionare. Rivedere nella forma un nuovo piano da inventare. Lorenzo, stiamo attraversando un'epidemia che immagino possa avere anche il potere di cambiare il modo di progettare da qui ai prossimi anni. Volevo quindi chiederti, la tua canzone uscita a ottobre 2019 sembra quasi una premonitrice, no, di questo, un consiglio premonitore di questo periodo. Volevo chiederti cosa sta cambiando in effetti per la professione del designer e che idea di futuro ti sei fatto dopo questa epidemia? Beh, allora, la domanda è complessa e molto interessante. Da Quito ho già tre risposte differenti, no? Il che vuol dire che c'è una certa ricchezza anche di dialogo interiore su questo tema. Allora, intanto ti cito una mia amica che qualche giorno fa mi ha detto una frase che mi è piaciuta moltissimo. La frase è che il dispetto peggiore che questa situazione potrebbe farci sarebbe quella di lasciare tutto come prima, no? Questo sarebbe un grande dispetto. Io penso che abbia ragione, cioè, evidentemente ci sono delle potenziali opportunità da prendere, evidentemente, no? Dei segnali molto, molto, molto chiari, penso, e anche molto forti. Questo da una parte. Per quel che riguarda invece la progettazione, io ti dico come mi sento io e quello che penso. Cioè, quello che penso, inizio da qui, è che il designer continuamente si interfaccia con la realtà. Quindi, se devo dire la verità, non è che cambi tanto, perché se penso da quando ho iniziato a fare questo mestiere ad oggi, quante volte è cambiato il significato intorno a me e anche la mia posizione rispetto a questo significato sono tantissime, cioè tantissime volte. Tanti cambiamenti. Quando ho iniziato a progettare, a uscire, quando sono uscito dall'università, i primi lavori, mi ricordo, a un certo punto ho avuto l'intuizione di dover cercare di fare il progetto in zone diverse dal solito, quindi non le solite zone, le solite aziende del design, eccetera, importantissime, che sono arrivate dopo. E anche per necessità mi sono avvicinato ad altri territori, ho cercato di contattare aziende che non avevano mai lavorato col design, col progetto, e incontravo persone che non sapevano neanche di cosa stessi parlando di fatto, no? Cioè, gli proponevo un progetto e mi rispondevano come se io fossi un artista, così con il vezzo di entrare, colorare un po' le superfici delle cose che loro già facevano, no? Ora, questo tipo di livello penso sia completamente mutato, no? E quelle aziende che allora non sapevano affatto di che cosa parlassi, adesso sono edotte sul significato della parola design, eccetera. In compenso ci sono altre zone che infatti adesso mi incuriosiscono ancora di più, che invece sono in quello stato là ancora adesso, cioè che non sanno affatto di aver bisogno di un progetto, diciamo così, no? O che esista l'opportunità di un progetto. Quindi, questa situazione precaria e complessa
mi accompagna dall'inizio in un certo senso, no? Quindi questa pandemia, questa situazione di adesso, mi sembra un ennesimo dato dentro una costellazione non banale della vita di un progettista, diciamo così. Questo è un aspetto. Su quello che io sto facendo, devo dirti che ho cambiato continuamente posizione in questo periodo. Ho iniziato all'inizio con un certo scetticismo verso i blocchi, verso, come penso tutti noi, no? Abbiamo sentito all'inizio che ci fosse un movimento così poco chiaro, eccetera. Quindi lì ho avuto una spinta progettuale di un certo tipo che si è completamente mutata nel giro di una settimana, no? Quando poi invece siamo rimasti bloccati nelle nostre case. Da lì ho cominciato a maturare un altro tipo di pensiero, ma ogni settimana sentivo cambiare costantemente la situazione intorno a me, no? Ma come tutti noi. E devo dire che non mi hanno mai attratto gli instant project, no? O quelli che scrivono il libro, che fanno la canzone, che emettono il progetto, o meglio, non fanno per me. Cioè, non sono fatto io così, no? Poi c'è gente che lo fa benissimo. In questo ho esempi di colleghi, scrittori anche, che in questo periodo hanno emesso delle opere molto interessanti legate alla situazione del momento. Non è qualcosa che fa per me, invece, no? Io ho bisogno, non mi piace rincorrere quel tipo di situazione lì e non ho una risposta immediata, di solito. Quindi, diciamo che ho maturato una specie di prudenza progettuale, cioè sto mandando avanti dei progetti, ho sviluppato a mio modo delle nuove strategie progettuali, tanto che sono entrato in relazione con nuove aziende anche, per esempio, o incominciando a costruire progetti che non hanno azienda ancora e non hanno ancora un riscontro nella realtà, che lo avranno nel futuro se avrò voglia di perseguirli, di sostenerli, eccetera. Però progetti che vanno in effetti in direzioni nuove per me e che cercano di trattare nell'ottica del servizio la realtà che stiamo vivendo adesso. Ecco, mi piacerebbe riuscire a produrre idee, progetti e cose che abbiano un significato di servizio per me e per tutti gli altri in questo momento qua. Quindi un design un po' più utilitario che estetico? Ma può essere. Allora, questo, sai che questo dilemma estetica, comunque ho capito il significato, mi è chiarissimo. Diciamo, mi piacerebbe sempre riuscire a dire una cosa di significato, ti devo dire, no? Questa è un po' un'ambizione che tanti di noi si portano dentro. Credo che tantissimi designer abbiano una specie di spinta nascosta a salvare il mondo, no? Tantissimi ne conosco che celano dietro varie forme in realtà questa spinta qua, cioè come se dovessero portare il mondo a un altro livello, no? Oppure essere... Ho sentito spesso dire che il designer ha quasi l'etica di migliorare il mondo. Sì, ma io lo riscontro in tantissimi. Io ce l'ho fortissimo, ma questo non significa poi che corrisponda alle cose che io faccia al 100%, no? Non sto dicendo che ho fatto cose che hanno cambiato, però che dietro ci sia questa intuizione è sicuro, cioè è così. Anche nella musica è così. Anche nella musica, perché quando, per esempio, nella musica per me significa cercare di fare una cosa di un certo livello. Quindi in quel senso io trovo che opero un servizio, invece che abbassare un livello cerco di alzare un livello. E questo per me è una logica di servizio. O di non tradire il mio pensiero, anche questo è un'ottica di servizio. Lorenzo, il 25 di marzo sarebbe stata la giornata, l'Italian Design Days, l'ambasciata a Copenaghen, l'ambasciata italiana a Copenaghen e l'Istituto di Cultura, insieme alla sottoscritta, avevamo previsto che tu fossi l'ambasciatore 2020. E
Avremo anche organizzato una mostra, Lorenzo Palmieri Design and Music, e speriamo che questo progetto naturalmente sia solo lasciato in stand-by e che possa realizzare al più presto. Ci racconti un po' meglio questo tuo rapporto tra il design e la musica, che è particolarmente curioso per il nostro pubblico? Ok, allora, come ho detto tante volte, io studiavo architettura e insieme studiavo composizione, no? E l'inizio è questo. Poi tutti mi dicevano che avrei scelto uno o l'altro, e di fatto non ho mai scelto uno o l'altro, ho continuato a farli tutti e due, e ovviamente le percentuali di tempo che dedico in un anno sono oscillanti, no? Nel senso che ho dei periodi super impegnati col design, architettura, questa zona di progetto qua, e dei periodi in cui mi concentro più sulla musica, no? E genericamente mi piace tantissimo proprio saltare da un tavolo all'altro, no? Questo rimane una delle cose che mi fa più piacere nell'attività lavorativa, cioè il fatto che io in una giornata possa disegnare, occuparmi di un certo aspetto, anche molto pratico delle volte, del design, eccetera, no? Costi, meccanismi, stampi, eccetera, e nella stessa giornata possa a un certo punto lavorare alla musica o alle parole che devono stare dentro quella musica, no? O la musica che deve girare intorno alle parole. Questo modo di saltare tra una cosa e l'altra, che ha sicuramente qualche rischio di dispersione energetica, tuttavia mi fa tornare un piacere troppo grande per rinunciarci, no? Quindi per questo mi capita magari di fare un disco ogni 4 anni invece che ogni 2, e portare chi mi segue, anche, non dico dimenticarsi, ma quasi, nonostante generi questo tipo di problema, mi piace troppo e quindi continuo a fare in questo modo qua. È come se ci fosse una dispersione di energia, però comunque rimane nei due ambiti, anche uno scambio di energia, naturalmente. Sì, questo è l'aspetto positivo. È ovvio che se io fossi il più grande esperto di viti del mondo, sarei tutto concentrato su quella cosa lì, no? Sarei un super genio della vite. Io però non ho quell'attitudine lì, cioè non mi interessa diventare il maestro della vite, mi interessa di più allargare il campo, no? Io lì mi trovo bene, mi piace quella cosa lì, ha tutti i rischi, ha dei rischi come tutte le posizioni che uno prende, no? Anche specializzarsi in un'unica piccolo frammento è un rischio tremendo e tragico. Allargare ha dei rischi, pazienza, si corrono e si cerca di procedere dritti, diciamo. Certo. Ho risposto? Sì, hai risposto. Hai risposto. Senti, con questa epidemia, purtroppo, sono stati spostati a tempi da definirsi, oppure a tempi abbastanza estesi, di un anno e mezzo, due, grandissimi eventi. La Biennale di Venezia, il Salone del Mobile, che è un evento ovviamente importantissimo per il design. Anche tu avevi in essere dei progetti che si sono congelati e sono spostati a tempi da definirsi? Ma sì, intanto la nostra mostra a Copenaghen, con tanto di concerto, va bene, l'abbiamo detto. Poi ci sarebbe stata una mostra sui miei lavori, una mostra personale al Teatro Franco Parenti a Milano, con la curatela di Marco San Micheli, che speriamo bene di trasmigrare nel prossimo anno. E poi c'erano in corso l'idea di una mostra con la Fondazione Castiglioni, anche a questo ne parleremo più avanti, dei lavori con Stone Italiana, con tanto di stand alla fiera semi-progettato. È un lavoro importante con Vicentina Marmi che abbiamo iniziato, sta continuando e andrà avanti, adesso capiremo quando raccontarlo. Senti Lorenzo, un progetto a cui stai lavorando proprio in questo momento, che ci puoi un po' raccontare? Sì. Ma allora adesso intanto sta per uscire
una bottiglia di acqua minerale che ho disegnato per acqua chiarella e che verrà lanciata, penso, entro la metà di giugno si potrà vedere e comincerà a girare, no? E sto lavorando ancora a questo perché adesso stiamo preparando gli apparati di comunicazione, eccetera, eccetera, no? Sto facendo ancora dei disegni, alcune cose che serviranno anche. Grafico per questo progetto sei anche grafico, avrà immagino un'etichetta, ma Sì, oppure ho una. fatto anche l'etichetta, la bottiglia e l'etichetta, sì, il tappo anche, c'è un'idea sul tappo della bottiglia. Ah, interessante. Sì, questa è una dimensione di progetto che trovo interessante perché è quel tipo di progetto che invade le tavole, le case, no? Ristoranti e case private delle persone. E quei progetti lì sono curiosi perché c'è un modo di... Vedi come cambia il significato di quello che fai, no? Fortemente o quando incontra le persone, no? Come tutte le cose, anche le canzoni lo rendono super evidente. Quando tu esci, quando emetti una cosa che esce dal tuo studio, da casa tua, entra in relazione con le persone, non è un luogo comune dire, anche se alcuni lo trattano come una banalità, invece non lo è, diventa veramente di tutti, no? E ognuno proietta il suo significato. Quando fai una cosa che sai già che avrà qualche milione di pezzi in distribuzione, è chiaro che entrerà in una specie di piccolo linguaggio familiare per alcune persone, quantomeno, no? E quindi mi interessa molto quell'aspetto lì. Una curiosità, bottiglia di plastica o bottiglia di vetro? No, no, di vetro, di vetro. Di vetro e fortuna, ti devo dire, perché... Bene. Sì. Ma sai che anche questo è uno di quei temi incredibili, no? Come tutte, per come ragioniamo a ondate, no? Figurati che 4 anni fa, 3 anni fa o 4, ho fatto una mostra in triennale che si chiamava Eco the New Normal, che ho fatto con un'azienda belga che è una delle pochissime che è capace di riutilizzare la plastica, riciclare la plastica al 98% rispetto alla quantità che recepisce, no? Perché di solito sai che non è così purtroppo, no? Però abbiamo fatto questa mostra in triennale con un claim, no? Uno slogan che diceva che riciclare la plastica era la nuova normalità, no? Cioè, l'assunto di base era che non andasse, non cioè non si dovrebbe più produrre plastica, ma si dovrebbe solo riciclare la plastica come fosse una materia prima, no? Senza più produrla, solo reimmetterla in circolo all'infinito fino a che non si esaurisca, no? In un futuro lontano, come sappiamo. Ebbene, la cosa che mi ha stupito, quella mostra lì ha avuto tantissimi visitatori, era in triennale, quindi è anche abbastanza naturale, ma il tema che adesso è diventato un tema su cui tutti dibattono, ti assicuro che non riusciva a bucare l'attenzione più di tanto. E stiamo parlando solo di 3 anni e mezzo fa, no? Con questo non me ne faccio un merito perché non sto dicendo che io l'ho capito prima di tutti, perché lì è un fatto anche di opportunità. Io ho incontrato queste persone in quel momento, quindi ho portato questo messaggio anche per un fatto di, come si può dire, di contingenze, cioè li ho incontrati prima che diventasse di moda questa storia qui. Ma mi ha colpito molto col senno di poi di vedere come a livello di massa proprio queste informazioni, queste sensibilizzazioni siano proprio leggere, cioè non ci sono, poi di colpo ci sono, no? Attraverso meccanismi spesso, come si può dire, molto molto leggeri. Così. Certo. Più simile alla moda che non a, diciamo, che ha un significato profondo, no? Siamo in un'epoca, in questi ultimi anni, secondo me, in cui ci sono moltissimi cambiamenti, ma la cosa che fa impressione è la velocità dei cambiamenti. Forse a differenza di un po' di anni fa si andava leggermente più lenti, adesso c'è un ritmo, e questa epidemia anche lo insegna, bisogna cambiare e cambiare velocemente. Sono d'accordo. Ma sai che è interessante che adesso non vorrei aver
evocato un'idea sbagliata, no? Io con questo non voglio dire che meccanismi leggeri o apparentemente leggeri, come prima ho fatto, ho citato la moda, che poi sappiamo bene ha dietro meccanismi ben diversi che leggeri, voglio dire, no? Ma con questo non volevo dire che è stupido o che è un meccanismo, intendo che passano i significati attraverso zone che apparentemente noi all'inizio non sappiamo giudicare, cioè ci sembra una cosa sciocca, una cosa leggera, eccetera, invece trasporta poi un meccanismo molto più profondo. E invece dove ci aspettiamo un significato profondo e pieno di... invece magari non succede niente, in un attimo sparisce, no? Certamente. E, senti, Lorenzo, siamo all'Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen. Io so che tu hai vissuto a Copenaghen, o forse giusto? Ho vissuto 3 mesi a Oslo e 9 mesi a Copenaghen, in uno stretto viaggio, diciamo. Come studente o come progettista, come designer già? No, come curioso, perché ero al primo anno... Come esploratore? Come esploratore, perché ero al primo anno di architettura. Tra il primo e il secondo anno di architettura mi hanno offerto la possibilità di andare ad imparare, sai, la tecnica dei compratori d'asta, quelli che alzano la mano e ordinano 10.000 pezzi di quello, quel lavoro lì. Per fare questo lavoro dovevi trasferirti in quei posti che ti ho detto e fare questo corso, che era non pagato, però avevi pagato il volo e un albergo e cibo. E quindi tu stavi lì, conoscevi persone e imparavi un mestiere nuovo, e sapevo che avrei finito di lavorare alle 4 di pomeriggio. Quindi avevo stabilito che dalle 4 alle 8 studiavo per gli esami. E poi tornavo a fare gli esami di architettura, no? E basta. Quindi per un anno ho fatto questo lavoro, che poi non ho continuato. Ho fatto un'asta, e poi ho smesso. E il tuo rapporto, se rapporto c'è, ovviamente, col design scandinavo, design danese? Ma mi piace. Molto. Molto. È ovvio che lì c'è, come è uno, essendo uno di quei posti che ha una profondissima aura, come diceva Elemir Zolla, cioè ha un'atmosfera, una luce che si proietta, come nei posti, in certi posti che ce l'hanno potente, questa cosa si proietta nel comportamento delle persone, no? In modo evidente, un po' dappertutto succede, ma in certi posti devo dire che è più evidente che in altri, no? Tipo il sud ce l'ha fortissimo e certi posti del nord si estremizzano, no? Al sud e nord, questi climi emotivi e comportamentali, diciamo. E quindi inevitabilmente, avendo un carattere forte di quel tipo, ha prodotto un design ben, ben riconoscibile, diciamo, no? Uno stile proprio, che mi piace molto. Senti, invece, Lorenzo, una domanda anche un po' aneddotica. C'è un oggetto della storia del design invece italiano che per te rappresenta davvero quasi un'illuminazione progettuale? Allora, ce ne sono, ti devo dire, no, io ho un problema, non riesco mai a scegliere una cosa, no? È una roba che mi crea problemi. Quando mi dicono qual è la canzone più bella, boh. Qual è il disco più bello, boh. Cioè, non lo so. Cioè, oppure qual è il pezzo più bello di design, ma no. Cioè, anche la casa, no? Alcuni che hanno particolarmente la tua professione. La Falkland di Munari mi piace da pazzi. Di Munari mi piacciono varie cose. Cioè, la Falkland mi piace moltissimo, anche il cubo, il portacenere cubo, no? Non mi ricordo come si chiama, un codice, non mi ricordo il nome. Ma poi mi piace, sai, io ho lavorato con Esao Zoe per un po' di anni e anche lui ha prodotto alcuni pezzi che per me, che poi sono i pezzi per cui l'ho cercato e mi ci sono avvicinato. Per esempio la lampada Ebi, che è la lampada fatta con il corrugato per il filo elettrico, no? Quella lampada è un serpente, Ebi in giapponese vuol dire serpente, che è un oggetto interessantissimo perché non ha il progetto, cioè non c'è, cioè meglio, c'è un progetto ma non c'è un disegno, no?
non c'è il disegno. E so, quando lavoravo da lui, decine di volte sono arrivate richieste dei disegni di quella lampada lì che non esistevano, no? E ogni volta dovevi spiegare che non esisteva il disegno perché l'aveva costruita di fatto giocando nell'officina dell'azienda, no? Cioè, questo è qualche esempio di, ma poi ci sono oggetti molto diversi invece che mi piacciono da morire per ragioni completamente diverse, no? Poi c'è da dire anche questo. Ho conosciuto nel tempo, credo ormai, tutti i designer e anche lì mi affascina moltissimo vedere la connessione tra un carattere, un modo di vivere e quell'oggetto che prima interpretavo in un modo e adesso ne vedo riverberazioni diverse. Per cui cose che magari non mi piacevano neanche tanto, invece hanno acquisito significato conoscendo la persona e ho imparato, per esempio, ad apprezzarle. Questo esempio non si può fare perché stavo dicendo che prima non mi piacevano, quindi mi sembra un po' antipatico, no? Però è successo. È molto bello perché ovviamente sottolinea il dato empatico, no? Della scelta degli oggetti, no? Conoscendo poi la persona che li ha progettati, si può addirittura cambiare gusto, cioè mi piaceva, non mi piace più, al contrario, non mi piace tantissimo. A me succede questo tantissimo, non penso solo a me, è evidente. Sai che c'è quella vecchia storia, questa riguarda l'arte di solito, ma per me è vero un po' in tutto, no? Quella vecchia diatriba che assomiglia per certi versi, per l'importanza che ha assunto, no? Nel dialogo sull'arte, sul design, eccetera, a quella del forma e funzione, no? L'altra, quella che cui faccio riferimento, è se l'opera vive sconnessa o è connessa all'artista, no? Sai che si dice sempre chi se ne frega dell'artista, l'importante è l'opera. Ovviamente è vero perché cioè, io non conosco Beethoven, ma ascolto la sua musica, non ho conosciuto Mozart e quindi mi arriva quello che di persone che non conosco, evidentemente. Detto questo, è ovvio che dentro qualsiasi cosa invece c'è tantissimo la persona che l'ha fatto, volente o nolente e sempre. E a me quell'aspetto lì attrae tantissimo e spesso volentieri valica l'opera. Cioè se sento che dietro una musica bellissima c'è un deficiente, io quella musica lì finisco per escluderla dal mio panorama. O lo stesso vale per un oggetto, se sento che è cattiva la persona, per me sparisce, anche se l'oggetto è indiscutibile, chi se ne frega. Lorenzo, noi chiuderemmo ovviamente, a questo punto mi sembra dopo chiudere con un pezzettino musicale del tuo ultimo album. Avresti dovuto suonare qualcosa all'Istituto di Italiano di Cultura, quindi Lo facciamo, faremo. lo faremo, lo faremo e ti ringraziamo moltissimo di essere stato con noi. Grazie a te, Maria. A presto. Grazie e a presto. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao, ciao. Respiro di qualcuno che nemmeno riconosciamo, non è detto che sia male ciò che sembra.
il suo posto, il suo centro come un senso, da ritrovare un segno che hai lasciato sulla sabbia per la prossima marea.